ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi ho deciso di fare un video che mi è stato abbastanza richiesto, devo dire, su Instagram dopo che ho postato la foto. E si tratta appunto di un video recensione di questi bellissimi lip gloss matte long lasting della Delanchi. Io ho trovato questi lip gloss su Amazon ad una cifra abbastanza irrisoria, intorno ai 16-17 euro, e tenendo conto che sono 8 lip gloss li ho presi subito, anche perché la cosa che mi ha colpito di questi lip gloss è che alcuni, come potete vedere, sono leggermente metallizzati, ed era un effetto che a me piace tantissimo sulle labbra e che difficilmente ho trovato negli altri marchi che conosco. Quindi ho deciso di provarli soprattutto oggi con voi, per farvi vedere tutte le texture e tutte le colorazioni che sono comprese all'interno di questo cofanetto, e alla fine del video vi recensirò anche quelle che sono state le mie impressioni appunto sulla durata, sulle colorazioni, sulla prova cibo e soprattutto sulla facilità nel rimuovere questi rossetti. Quindi io vi lascio al video e noi ci vediamo dopo. Ovviamente, ragazze, partirò dalle colorazioni più chiare per arrivare poi a quelle più scure, in modo tale che se c'è una colorazione che fa fatica a venire via non vada poi a contaminare il colore che andrò a mettere dopo. Il colore più chiaro in assoluto di questa sorta di palette, di questa confezione, è questo, che è una sorta di rosino ed è molto molto carino, ed è il numero Lip 05. Ve lo faccio vedere aperto prima. Come vedete, hanno uno scovolino molto piccolo per l'applicazione, quindi dovrebbe essere abbastanza precisa, e vado ad applicarlo. Come vedete, è un colore molto molto chiaro, ma è un colore che a me piace abbastanza, anche perché è un colore, diciamo, che è molto portato da me. Io sono solita portare questi rossetti rosati, ma la cosa che mi piace tantissimo è il fatto che rimangono tipo delle pagliuzzette dorate all'interno, e quindi ha un finish abbastanza metallico, e a me questo particolare piace da matti. Tra l'altro, non so se si vede, ma si è praticamente già asciugato, si asciugano con una facilità assurda, ed è una delle cose positive assolutamente di questi lip gloss. La seconda colorazione che vado a mettere è questo rosa, molto molto più acceso rispetto a quello di prima, quasi un rosa malva, che a me piace da morire, e questo invece è completamente opaco, quindi non ha un finish, diciamo, metallizzato. Quindi vado ad applicarlo. A me piace da matti, la trovo molto molto estiva, molto molto giovanile. L'altro colore che volevo farvi vedere è questo, che è quasi un fucsia, è un rosa molto molto acceso. Questo rispetto agli altri mi piace un pochino meno, la vedo un po' troppo chiassosa, diciamo, per i miei gusti. Il prossimo colore che vado ad applicare è il Lip 02, ed è questo colore leggermente rosato, molto molto carino. Quindi vado ad applicarlo. E anche questo, come vedete, è un bellissimo punto di rosa, molto molto opaco. E anche questo a me piace tantissimo, piace da matti. A questo punto vado a prendere il numero Lip 06, che è questo marroncino dorato molto molto carino. Come vedete, questo è ultra ultra pigmentato e l'effetto metallico è veramente molto molto evidente, e questo è in assoluto uno dei miei preferiti. Andiamo quindi ad applicare la tinta numero 04, che è questo bellissimo color rosso scuro,
anche questo è uno dei miei colori preferiti perché rimane super super matte e è veramente un bellissimo color quasi sangue, è un colore che mi piace da matti. Andiamo quindi adesso ad applicare la tinta numero 07, che è questo bellissimo colore ultra metallizzato, che è una metà via tra un rosso e un marroncino, un marrone scuro. Per ultimo andiamo ad applicare questo colore, che fra tutti quelli della gamma ovviamente è quello un po' più particolare, anche un po' meno portabile, che è il numero 08, che è questo bellissimo grigio ultra pigmentato e ultra metallico. Bene, ora che ve li ho fatti vedere tutti, vi lascio alcune delle mie impressioni dopo averli testati. La prima cosa che vi posso dire è che la maggior parte dei colori, un buon 70%, a me è veramente piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo il fatto che siano ultra pigmentati, il fatto che si asciughino veramente molto molto rapidamente. Quindi per quanto riguarda l'asciugatura del prodotto e la texture, direi che sono più che sufficienti e più che buone. Ho provato durante una cena a testare la durata di uno di questi, se non sbaglio questo, di questo rosso, che a me piaceva tantissimo, l'ho provato e devo dire che ha abbastanza superato la prova cibo, nel senso che si è leggermente sbavato solamente nell'incavo interno della bocca, appunto nella parte interna della bocca, ma lateralmente è rimasto praticamente intatto. Quindi anche per quanto riguarda appunto la prova pasto, la prova cibo, direi che la supera abbondantemente, specialmente se teniamo conto che comunque sono 8 lip gloss che hanno come spesa un 17 euro, quindi veramente una spesa minima. Dopo averli provati vi posso assicurare, per quanto riguarda la durata invece, che ha un'ottima durata, dura veramente quasi tutta la giornata e anche se si mangia comunque dura abbastanza, quindi sono ottimi prodotti, non lasciano tracce perché non appena si asciugano sono praticamente... appena sono asciutti risultano assolutamente opachi. E la cosa meravigliosa, l'altra cosa meravigliosa di questi prodotti è il fatto che non lasciano alcuna traccia, quindi quando si toccano non sporcano assolutamente, e è una grandissima dote, come lo sapete è una delle cose che io ricercavo, quindi diciamo che da vari punti di vista è un ottimo prodotto e io ve lo consiglio. Altra cosa secondo me fondamentale e che speravo superasse la mia prova era la facilità nel poter togliere questo trucco, e devo dire che anche qui non me l'aspettavo, ma si tolgono veramente molto molto facilmente nonostante si siano asciugati da tanto tempo. Come potete vedere, io qua ho fatto le varie prove e con una semplice salvietta, che è questa della Licia, contenente appunto dell'acqua micellare all'interno, con una semplice salvietta come questa viene perfettamente via in 3 secondi. Io ho praticamente fatto tutte le prove che avete visto nell'arco di 10 minuti neanche, e devo dire che sono stata facilitata dal fatto che è venuta via praticamente in un battevaleno. Ed è una cosa che purtroppo in tantissime tinte labbra di altre marche non sono riuscita a trovare. Bene ragazzi, spero che questa recensione su questi prodotti della Delanci vi sia piaciuta. Fatemelo magari sapere giù nei commenti, fatemi sapere sempre le vostre opinioni riguardo a quelli che sono i miei video, se vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante, se avete dei consigli su come far durare di più questo tipologia di rossetto, come avete trovato questi lip gloss, se vi sono piaciuti, se vi è piaciuto l'effetto che danno sulle labbra o se invece non sono tinte, non sono colori che voi portereste.
E mi raccomando, seguite sempre le pagine Facebook e Instagram ed iscrivetevi a questo canale se volete avere nuove novità e nuovi video e rimanere sempre aggiornati. Io vi aspetto sempre qui alla prossima recensione e vi mando un grosso bacio.